Francesco, Maria Liu, siete reduci da una settimana strana che vi ha portati al primo appuntamento del campionato. Che Novara hai visto? Come sta il Novara? Novara in costruzione, dobbiamo crescere in tutte e due le fasi. Abbiamo fatto un po' di fatica sia nel possesso e anche soprattutto nel primo tempo, all'inizio, i primi 25 minuti, forse anche in fase di non possesso, però è normale, abbiamo cambiato tanto e abbiamo qualche giovane squadra e stiamo lavorando, ma siamo all'inizio, quindi penso sia normale faticare un po', però l'importante è lavorare, e stiamo bene, crediamo in quello che facciamo, quindi sono fiducioso che possiamo migliorare. Ecco, una delle cose che sono saltate all'occhio è il perfetto inserimento da parte dei buoni, da Cringelli, anche dal Borno, all'Assani, insomma, come ti sono sembrato? Ma già dai primi giorni di tiro ho visto che comunque tutti i giovani che sono arrivati sono giovani con l'atteggiamento giusto. Oggi magari trovi anche il giovane un po' già che si sente arrivato, comunque con un atteggiamento non idoneo. Invece si sono subito messi a disposizione con umiltà, con voglia di imparare, e mi fa piacere che anche le prestazioni poi lo hanno dimostrato, perché soprattutto Ghiringhelli e Alassane già da subito si sono dimostrati all'altezza, e questo è importante, perché già negli allenamenti si sono calati nella mentalità, stanno lavorando bene e stanno raccogliendo i frutti poi in partita. Sì, sicuramente Lepilie è un giocatore molto tecnico, dotato di un buon tiro, anzi di un ottimo tiro. Me lo ricordo già l'altro anno che purtroppo mi fece gol su punizione a Verona. Ha questa qualità e spero per me e per tutta la squadra che con il suo tiro ci possa risolvere parecchie partite. Che impressione ti ha fatto su questo tiro? No, sicuramente è un giocatore che già dall'allenamento di ieri ha cercato di inserirsi nel gruppo. Si vede che è molto dotato tecnicamente e che la sua tecnica può servire alla squadra. I meccanismi difensivi di una squadra hanno bisogno di una figura leader. Sicuramente tu hai davanti Andrea Lisuzzo, che per esperienza, per qualità, si può guidare. Però il portiere ha un ruolo determinante, soprattutto sulle uscite, eccetera. Lo scambio di fiducia fra di voi, a che livello è arrivato? Essendo giovane hai comunque alle spalle queste credenziali che ti hanno portato da subito ad avere fiducia dei tuoi compagni e viceversa. Sì, sicuramente con il reparto difensivo si è instaurato un ottimo rapporto, sia con Andrea sia con gli altri compagni. Diciamo, la comunicazione fra il portiere e il reparto difensivo è fondamentale, e se c'è la fiducia fra i compagni, fra portiere e difesa, sicuramente la squadra ne trae beneficio. Ho fatto 4 anni importanti di crescita, sia professionale anche come persona. Ho ottimi ricordi, ho lasciato qualche amico, ma in questi anni è cambiato tanto, quindi ne ritroverò pochi, perché tanti sono andati via. Comunque ho un ottimo ricordo, sono stati 4 anni importanti con soddisfazioni alterne, perché qualche campionato è andato bene, qualche altro un po' meno, però fa parte del calcio, fa parte dei giochi, quindi di sicuro una partita particolare, ma che affronterò poi come tutte le altre. Avete già visto qualcosa su questo Empoli? No, in genere i primi giorni della settimana lo basiamo soprattutto sul lavoro fisico, e poi mentre gli ultimi 2 giorni della settimana il mister ci parla dell'avversario e noi prepariamo la partita sia in fase di possesso che in non possesso, quindi probabilmente lo faremo da oggi in poi, diciamo. Francesco, hai voglia di
di giocare dopo un periodo di inattività forzata, hai trovato le motivazioni subito? Sono viste come stai a livello fisico? Ma sono contento di aver lavorato tutto il ritiro e anche in questo periodo praticamente non ho saltato niente, ho avuto anche la possibilità di fare due partite in coppa, sabato sono entrato, per me è importante ritrovare il ritmo, sono stato 6 mesi fermi, in pratica 6 mesi fermo in pratica anche con i due dell'estate, è da gennaio che non facevo una partita e i primi giorni di ritiro ho sentito questa cosa, già nelle partitelle facevo fatica, poi chiaramente con il lavoro sto migliorando, di sicuro non mi sento ancora al 100%, ma è normale che sia così, ma sono convinto che continuando a lavorare quotidianamente poi arriva anche la condizione migliore. Il centrocampo è cambiato molto quest'anno, ci sono rimasti praticamente solo tu e Pesce, come giudichi i compagni e se aspetti che abbia fortunato certamente ora non spetta a me a dirlo, però se arriva qualcun altro a darci una mano è il benvenuto. Io credo che già così comunque dobbiamo migliorare sicuramente, perché comunque con questo modulo il centrocampo, compresa anche la mezza punta, diventa importante fare un buon lavoro sia in fase difensiva che in quello di possesso, e in questo dobbiamo migliorare, però credo che anche i nuovi arrivati si sono inseriti bene e con il lavoro settimanale possiamo di sicuro comunque migliorare e arrivare ad essere un reparto che potrà essere all'altezza per la categoria. Penso che dentro ognuno di noi c'è la volontà sempre di far bene, di giocare il più possibile. So che vengo da un infortunio, so che gli anni passano, però per fortuna sto di nuovo bene, la gamba non mi dà più fastidio, quindi sono convinto che se riuscirò a star bene ed allenarmi bene posso dare una mano. Poi quanto giocherò e in che modo, questo dipenderà dal mister, però ripeto, sono convinto ancora di poter dare una mano e di essere importante. Ma ti chiedo questo perché anche a livello di media ormai si parla della Serie B, di questi giovani emergenti che sono diventati finalmente il serbatoio della Serie A, così, e riflettevo fra me e me e dicevo, ma un giocatore come Marianino, come altri, ecco, quando si dice queste cose cosa? Sono abituato, guarda, sinceramente non sono un giocatore molto pubblicizzato neanche quando avevo 23-24 anni, quindi sono abituato. Poi è chiaro, quando arriva qualcuno di nuovo, soprattutto i giovani, è normale che anche a livello mediatico sono più pubblicizzati, tra virgolette. Però diciamo che con l'esperienza ho capito che poi conta il lavoro in campo, conta quello che fa in campo, quindi penso a star bene, penso a lavorare bene, e ho una società che ha fiducia in me, un allenatore pure, quindi ho tutte le condizioni per poter far bene e sono convinto di potermi ritagliare il mio spazio all'interno della squadra. Grazie. Ma secondo me sicuramente se la squadra riesce a trovare il legame giusto fra un mix di giovani e di esperti, i risultati poi vengono perfetti. Lo dimostra il fatto del Pescara l'altro anno, che aveva tanti giovani in squadra ma anche tanta gente d'esperienza
e il campionato che ha fatto ha dimostrato tutto il valore del gruppo. Con i giovani secondo me bisogna lavorare molto sul gruppo, perché penso appunto che nei campionati, specialmente un campionato tosto e lungo come quello della Serie B, non conta i valori tecnici, ma contano molto di più i valori umani e i valori del gruppo. No, io ho trovato un gruppo veramente affiatato, un gruppo dove nello spogliatoio stiamo bene e dove c'è tutte le potenzialità per far bene. Ho scelto Novara perché, parlando con dei compagni che erano passati da queste parti, da questa città, mi hanno parlato tutti bene, sia della società, sia della città, sia della tifoseria. E è stata anche la società che mi ha cercato con più insistenza e mi ha affascinato molto il progetto, mi affascina molto questo centro sportivo e penso che ci sia tutti i presupposti per fare un bel campionato. No, si vede che il maestro è molto preparato a livello tecnico, con lui si è instaurato un bel rapporto e perché penso che soprattutto il preparatore dei portieri può avere dei modi che obiettivamente con il maestro mi trovo molto bene, ma soprattutto il preparatore dei portieri deve avere anche, diciamo, un aiuto psicologico al portiere, e con il maestro appunto questo viene esaltato e ci permette sempre a me, a Thomas, a Tonotti di dare sempre il meglio, sia in allenamento sia in partita. No, sicuramente siamo io e gli altri compagni, siamo imparatori e facciamo una squadra dove ci alleniamo, cerchiamo sempre di dare il meglio e dove si è instaurato veramente un gran rapporto reciproco. Il portiere moderno oggi si distingue, dicono tutti, tra i pali molto reattivi in genere, no? Poi a volte la differenza la fa chi è bravo nelle uscite, ecco, tu sotto questo aspetto? No, io sicuramente sono un portiere che mi piace dare una mano alla squadra. Se posso cerco sempre di uscire, cerco sempre comunque di dare una mano alla difesa, sia quando si tratta di fare uscite basse, uscite alte, gioco coi piedi, perché al giorno d'oggi il portiere moderno deve essere più completo possibile, ma soprattutto deve cercare di dare una mano alla squadra quando è nei momenti di difficoltà. Mai questa responsabilità che comunque ti viene addebitata di eventualmente deludere queste aspettative? No, le aspettative non mi pesano affatto, anzi sono contento di essere ritenuto dalla critica uno dei giovani più promettenti. Ovviamente ho ancora tutto da dimostrare, ho ancora un campionato tutto da fare, spero di farlo al meglio, soprattutto per questa maglia. E diciamo, quando vado in campo cerco sempre di essere il più sereno possibile, cercando di non far pesare l'età, perché penso che quando sono in campo penso di fare comunque una partita di calcio che, e niente, per me è come giocare in primavera, come quando giocavo 2 anni fa in primavera, e non cambia assolutamente niente, cerco di dare più serenità possibile ai compagni. Quindi, rispetto agli obiettivi, perché ho sentito un'intervista che Andrea Risuzzo ha parlato in realtà di obiettivi piuttosto modesti, cioè cercare una salvezza il prima possibile, eccetera. Questo sta, diciamo, nell'ordine delle idee di questo inizio di campionato, ma oggettivamente l'ambizione vostra, anche avendo conosciuto i compagni, avendo visto anche la prima giornata, quale può essere? Lo chiedo a tutti e due. Per me l'ambizione della squadra deve essere un Novara che se la può giocare con tutti, che affronti ogni partita a viso aperto e che non tema l'avversario, anzi che cerca di fare risultati in tutti i campi e contro di tutti. Secondo me questa è l'ambizione del Novara di oggi.
Poi durante l'arco dell'anno si vedranno i risultati. Per me, beh, sono d'accordo sicuramente, è un po' presto per fare dei bilanci, diciamo, siamo appena all'inizio, abbiamo cambiato tanto, e quindi secondo me intanto l'obiettivo salvezza deve essere quello principale per noi. Una volta raggiunto quello, poi probabilmente potremo anche ambire a qualcosa di più. Però, considerando le difficoltà della Serie B, considerando che abbiamo cambiato tanto, credo che fare troppi proclami in questo momento sia inopportuno. Questa prima giornata c'è qualcosa che vi ha colpito? Qualche risultato, Per quanto mi riguarda, ha confermato la difficoltà della categoria. Vedi lo Spezia che a detta di tutti è la corazzata che ha vinto all'ultimo minuto contro una appena ripescata. Il Verona, altra squadra da tutti accreditata comunque tra le favorite, che ha pareggiato in modo anche fortunato secondo me perché ho visto la partita e probabilmente il Modena meritava qualcosa di più. Quindi si è confermata la difficoltà del campionato e anche le squadre sulla carta favorite comunque devono sudare sempre per imporsi. Francesco Valli, volevo tornare un attimo indietro, è vero? La critica e gli addetti ai lavori ti indicano come una delle principali promesse per il tuo ruolo, una bella investitura l'hai avuta anche in Coppa Italia quando Jovetic a fine partita è venuto a farti i complimenti bella per la maglia. Cosa hai provato in quel momento? Stiamo parlando comunque di uno dei giocatori insomma, attualmente più chiacchierati, uno dei cosiddetti top player del nostro campionato. No, sicuramente è stato un bel momento emozionante che mi ricorderò per tutta la vita. È venuto a fine di una partita dove penso che io e tutta la squadra abbiamo dato il massimo. Purtroppo eravamo davanti a una squadra molto forte, molto organizzata e sicuramente a livello personale è stato un bel momento e ricevere comunque complimenti di un campione affermato come lui non è roba da tutti i giorni e ne vado fiero. Altre cose, l'avvio in campionato della Fiorentina che ha dimostrato sul campo di essere insomma, molto molto competitiva anche in Serie A, ha anche un po' ridimensionato poi quella partita di Coppa Italia, perché comunque ho visto l'Udinese andare in difficoltà tanto quanto il Novara solo Esatto, Fiorentina ha fatto una campagna acquisti ottima, dove ha preso giocatori di qualità come Pizarro, Aquilani e davanti sono molto forti con Jovetic, Ljajić e niente, è una squadra che farà invidia penso a tutto il campione di Serie A che potrà dire la sua. sei il tifoso della Fiorentina. No, 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 no. Scherzi. In Serie A sono, diciamo, simpatizzante, anche tifoso dell'Inter. Volevo chiedere a Francesco Maglianini sul piano tattico. Abbiamo visto già manifestarsi un'alternativa sempre più credibile al 4-3-2-1, 4-3-1 come che è un po' insomma, lo schema tanto caro a mister. Questo 3-4-1-2 può essere una soluzione interessante perché mi pare che con le caratteristiche dei giocatori che ci sono quest'anno forse è più applicabile, abbiamo due esterni che possono attaccare di più. La possibilità di variare il modulo, secondo me, è una cosa che ogni squadra deve avere. Il 4-3-1-2 ci ha dato tante soddisfazioni in questi anni, credo che ce ne possa dare ancora, perché comunque è un modulo che sappiamo fare bene e che anche i nuovi stanno iniziando a capire e a far suo. Però, come dicevo prima, la possibilità anche di variare è giusta e ci dà una possibilità in più sia a inizio partita, sia cambiare a partita in corso, anche in base a come sono messi gli avversari. Quindi credo che lavorare su più moduli, ce lo dice anche il mister, è una possibilità e quindi riuscire a imparare anche questa nuova disposizione tattica può essere solo un vantaggio per noi.
così? Bene. Grazie a voi. Grazie. No, oggi